Muovendosi da Cagliari verso sud, si raggiunge l'antica città di Nora che sorge sul mare vicino Pula. Di origine fenicia, quindi punica e poi romana, Nora rappresenta un'interessante visita archeologica e custodisce tra l'altro una stele arcaica in cui per la prima volta appare il nome Sardegna. Spingendosi ancora verso sud si raggiunge Capo Spartivento che apre un tratto di costa alta e panoramica fino a Capo Teulada, un bellissimo litorale di rocce granitiche, di calcarie ed arenarie che alterna alte punte rocciose a piccole cale e spiagge riparate. Superato il Golfo di Palmas si estende l'isola di Sant'Antioco, Sulci in epoca fenicia, che forma insieme all'isola di San Pietro l'arcipelago sulcitano. Da visitare la necropoli punica, l'antiquarium e il Tophet, luogo sacro dove pare i fenici sacrificassero agli dei i figli primogeniti. L'isola di San Pietro alterna piccole spiagge a grandi ed affascinanti scogliere. Popolato nel 700 da una colonia di Liguri provenienti da un'isola della Tunisia, il luogo mantiene ancora numerose testimonianze della Liguria. Quest'aspetto è soprattutto evidente negli usi e nei costumi della sua capitale, Carloforte, così chiamata in omaggio al re Carlo Emanuele III di Savoia, che a causa delle continue invasioni barbaresche aiutò i Liguri a fuggire dalla Tunisia e a trasferirsi sull'isola. L'Iglesiente è una regione molto nota per l'attività estrattiva. Come il Sulcis, che ne costituisce la parte meridionale, l'Iglesiente infatti è attraversato da filoni di minerali di vario tipo, particolarmente sfruttati nell'Ottocento e nel primo Novecento. Suggestiva la visita delle vecchie miniere, oggi in disuso.